In questi giorni è ancora più aspro il dibattito sulla necessità o meno di vaccinarsi contro il Covid-19. Questa decisione coinvolge anche la categoria dei biologi. Oggi intervistiamo Pietro Miraglia, vicepresidente italiano dell'Ordine Nazionale dei Biologi e delegato per la Regione Sicilia. Con lui parleremo dell'importanza della vaccinazione, della terza dose per i soggetti fragili e anche della risposta immunitaria. Benvenuto, vicepresidente. Grazie dell'invito. Grazie a lei. Dunque, dottore Miraglia, uno studio pubblicato in preprint dall'Università di Glasgow e coordinato dal Centro per la ricerca contro il cancro dell'Università di Birmingham sulla rivista Lancet, tra l'altro pubblicato, ecco, dice che il 40% delle persone immunodepresse, cioè con un sistema immunitario debole, generano bassi livelli di anticorpi rispetto a chi è in buona salute. E questo accade, a quanto pare, dopo due dosi di vaccino e dopo anche, insomma, soltanto qualche mese. Ecco, cosa ne pensa lei? Oggi la comunicazione è importante, dare il giusto messaggio. E il problema del immunodepresso è una cosa molto seria, e anche degli anziani, perché gli anziani sviluppano meno anticorpi dei giovani. Quindi questo argomento è un argomento che vede gli scienziati di tutto il mondo che controllano quello che accade con la vaccinazione. Certamente la vaccinazione intanto va fatta. Se ci sono delle categorie, delle situazioni particolari di persone che giustamente non si possono vaccinare, è giusto che non si faccia la vaccinazione. Ma è una minoranza. Su queste persone, giustamente, la scienza controlla l'andamento e anche della vaccinazione. Ma dire che non mi vaccino perché c'è una piastrinopenia, perché ho una trombosi, perché ho una situazione a livello di pressione alto, bassa e tante altre situazioni, sono delle giustificazioni che la scienza non può accettare. Ci sono fior di scienziati italiani e in tutto il mondo che stanno facendo il monitoraggio dei vaccini, e la risposta è una risposta importante che dice che al 99% i vaccini difendono la persona dal virus che non scherza. Quindi noi dobbiamo mandare un messaggio che sia un messaggio serio, perché in questi due anni si è detto un po' di tutto e purtroppo molte volte le persone si fidano anche del proprio vicino di casa, del medico che va in un'altra direzione o del biologo che dice altre cose. Quindi bisogna invece fidarsi della scienza, fidarsi di chi sta cercando di salvare l'umanità, che è a rischio, non dico estinzione, ma senta, a vicepresidente, rischio. Certo, assolutamente. Senta, vicepresidente, ma è, quindi è vero che gli immunodepressi dopo due dosi vaccinati contro il coronavirus potrebbero essere soggetti che comunque dopo qualche mese hanno meno anticorpi ancora rispetto agli altri, quindi sono i soggetti più a rischio? Ma su questo argomento si fa il monitoraggio. Anche le persone anziane sviluppano meno anticorpi. E la terza dose si deve fare. Perché si deve fare? Perché al di là del immunodepressi c'è una situazione che questa protezione dura circa 8 mesi. Io ho fatto diversi esami a delle persone che già hanno una situazione particolare, che già quelli che si sono fatti il vaccino a dicembre o a gennaio oggi presentano pochi anticorpi. Quindi va fatta la terza dose, specialmente alle persone fragili, agli anziani, alle persone che hanno una situazione particolare, appunto, che sviluppano pochi anticorpi. Questo è importantissimo.
Mentre abbiamo trovato persone che hanno preso il coronavirus, che hanno sviluppato molti anticorpi e quindi che si sono vaccinati e che hanno un potere anticorpale molto alto. Quindi basta farsi un controllo, fare i corpi neutralizzanti, andare a cercare appunto quanti anticorpi ha prodotto quella persona, anche perché giustamente ci sono vaccini e vaccini, per esempio. Johnson & Johnson a molte persone che sono state vaccinate in 8 giorni non vengono riscontrati gli anticorpi, ma si pensa che il linfocito vettore sta creando una protezione, c'è cioè un messaggio ben preciso dentro l'organismo e quindi la difesa c'è. La terza dose va fatta alle persone anziane, alle persone appunto che sono impegnate nel campo medico, infermieri, biologi. E tutto il personale che lavora Vicepresidente, negli degli adolescenti ospedali. cosa ne pensa, vicepresidente? Scusi, non ho sentito. Degli adolescenti cosa ne pensa? No, ma questa è una cosa importantissima. Lei ha toccato un argomento importante. Gli adolescenti sono a rischio. Sono a rischio perché in questo momento questa variante Delta trova terreno fertile negli adolescenti, perché le persone di una certa età, gli ottantenni, settantenni, molti sono vaccinati al 90%, c'è quella fascia dei cinquantenni ancora che c'è un po', una fascia che ancora deve essere completata, ma gli adolescenti sono a rischio perché io ho riscontrato numerose positive negli adolescenti. In questi giorni, ragazzi contagiati fra i 9 e i 15 anni ne ho visti parecchi che hanno il coronavirus, quindi gli adolescenti debbono farsi anche la vaccinazione. Qui si fa un errore di fondo, qui, la mia non è una polemica verso la politica, ma c'è un errore che si fa. Quando si dice io non faccio vaccinare i miei figli perché sono adolescente e così via, e lo dice un politico di primo piano, mi pare Salvini. Si fa un errore gravissimo, si mandano messaggi sbagliati alla popolazione, perché l'adolescente è quello che viene contagiato e forse in una forma, diciamo, asintomatica porta il contagio in famiglia alle persone che ancora si debbono vaccinare. Quindi non Ecco, scherziamo con le cose serie, ci deve essere la copertura vaccinale del 90% della popolazione e gli adolescenti in questo momento sono in prima fila perché questa variante sta colpendo gli adolescenti che arrivano da 12 a 20 anni, le persone che hanno fatto, diciamo, che sono usciti nel mese di agosto a divertirsi, e hanno frequentato, discoteche, hanno frequentato pizzerie, si sono messi tutti insieme perché giustamente un giovane vuole evadere da questa certo. situazione, Senta, tragica, vicepresidente. ma rischia, perché sono Certo. tutte senza copertura vaccinale. Certo. Senta, vicepresidente, ci sono anche i biologi tra la categoria dei medici iscritti all'ordine. Ecco, in questo caso sono in corso gli accertamenti, alcuni sono stati sospesi, oppure cosa? L'ordine dei biologi è un ordine nazionale che ha circa 56.000 iscritti. C'è un vertice, il presidente e il vicepresidente sono io, e il consiglio. Questo consiglio e il vicepresidente e tutto il consiglio hanno invitato tutti i colleghi a vaccinarsi in tempi non sospetti. Addirittura abbiamo fatto pressione a livello regionale all'assessorato di chiamare alla vaccinazione tutti i biologi, perché i biologi sono in prima fila non solo nel campo vaccinale che fanno ora la vaccinazione, addirittura fanno i tamponi, ma anche nei laboratori di analisi. Quindi cosa diciamo noi? Ci vuole una copertura vaccinale per tutti i biologi. E siccome noi dobbiamo dare l'esempio, anche Certo, perché certo. i nostri biologi che sono in prima fila tutti i giorni lottano contro il coronavirus. E allora noi abbiamo detto ai nostri iscritti dovete vaccinarvi. Ma La voi avete vaccinazione deve essere di accertato massa. quanti sono quelli? Sì, mi Avete fa sentire accertato questa quanti cosa. sono quelli vaccinati? In Sicilia sono pochi.
Abbiamo detto noi ai nostri iscritti siciliani e di tutta Italia che vi dovete vaccinare. Abbiamo mandato gli elenchi a tutte le aziende sanitarie e a tutti gli enti dove operano i biologi e abbiamo detto anche che in base alle norme poi siamo costretti a sospenderli, addirittura a metterli sotto consiglio di disciplina, questi, inviarli al consiglio di disciplina, questi colleghi che non vogliono. E le aziende hanno risposto che li potrebbero, li sospendono. Quindi noi in questi giorni, io personalmente ho mandato un messaggio a tutti i biologi ancora che non si sono vaccinati in Sicilia, che saranno circa 400 su 8.000, di vaccinarsi immediatamente, certo. Perché è importante, perché dobbiamo dare l'esempio lo danno quelli che sono in prima fila e quelli Bene. Che sono in vista. Benissimo, noi la ringraziamo per essere stato con noi oggi, il nostro ospite, salutiamo Pietro Miraglia, vicepresidente italiano dell'Ordine Nazionale dei Biologi e delegato per la Regione Sicilia, grazie. Volevo, scusi, sì. Una cosa la devo dire io. No, siccome noi dovevamo mi scusa se mi dilungo su questo argomento, l'argomento sì. principale era mandare un messaggio alla popolazione, perché i biologi lo sanno che rischiano la sospensione. La popolazione non rischia la sospensione, ma rischia il contagio. Quindi il messaggio che mando io a tutta la popolazione siciliana come ordine dei biologi è vaccinatevi al più presto, perché allora non si esce da questa pandemia. Questo certo. è il messaggio che dobbiamo mandare. La vaccinazione va fatta a tappeto. Grazie, grazie, Prego. Dottore Miraglia.